Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi per la festa della mamma abbiamo deciso di portarvi una cream tart. È davvero facilissima, la fate ad occhi chiusi, molto veloce, in un pomeriggio la fate tranquillamente, ma la cosa più incredibile è che con 80 grammi di zucchero aggiunto create una torta da 2 kg equilibratissima, che non ha bisogno di niente. Questa tipologia di torta ha un effetto wow davvero speciale. Quindi sarà il perfetto regalo per la festa della mamma. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 150 g di burro morbido e 80 g di zucchero a velo vanigliato. Montiamo finché otterremo una crema. Quando raggiungeremo questa consistenza, aggiungiamo un uovo e continuiamo a montare. Aggiungiamo un pizzico di sale, 70 g di farina di mandorle e 225 g di farina 00 poco alla volta. Continuiamo a mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Ricopriamo adesso nella pellicola alimentare trasparente, formiamo un rettangolo coprendo bene tutti i bordi e lasciamo a riposare in frigo per un'ora. Tiriamo il panetto fuori dal frigo e lo dividiamo in due parti. Una la mettiamo in frigo fino al bisogno e l'altra la posizioniamo tra due fogli di carta forno e la stendiamo fino a raggiungere uno spessore di circa 5 mm. Posizioniamo il panetto su una leccarda che andiamo a trasferire in freezer per 20 minuti. Riprendiamo dal freezer e togliamo la carta dalla superficie. Poi adagiamo sopra una forma di cuore in cartone di 28x28 cm e di larghezza 5 cm. Eliminiamo l'impasto in eccesso con un coltello, facendo molta attenzione ai bordi interni. Rimettiamo in freezer per 5-10 minuti. Riprendiamo dal freezer e cuociamo a forno statico preriscaldato 180 gradi per 12-15 minuti. Tiriamo fuori dal forno e lasciamo raffreddare completamente sulla leccarda. Prestate attenzione quando spostate dalla leccarda alla griglia. È molto fragile. Facciamo le stesse cose anche per l'altro biscotto a forma di cuore. Prendiamo 250 g di cioccolato fondente fuso e tiepido e aggiungiamo poco alla volta 750 g di mascarpone mescolando per bene. Il mascarpone dovrà essere a temperatura ambiente, non freddo dal frigo. Per donare la consistenza di una mousse alla crema, aggiungiamo 200 g di panna montata già zuccherata. Quando il composto sarà omogeneo, lo trasferiamo in una sac à poche con una bocchetta da 2 cm di diametro, che mettiamo in frigo per 10 minuti. Siamo arrivati all'assemblaggio della torta, quindi adagiamo sul piatto da portata una base di biscotto e facciamo dei ciuffetti di crema su tutta la superficie. Con delicatezza appoggiamo anche l'altro biscotto sopra e facciamo la stessa cosa con la crema rimanente. Mettiamo adesso la torta in frigo per un'ora. Infine possiamo aggiungere le decorazioni. Noi abbiamo scelto delle rose in ostia, dei lamponi, delle fragole e del frutto del drago. E voilà! La nostra cream tart per la festa della mamma è pronta! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa cream tart.
È una torta davvero leggera. Subito in bocca si nota il gusto tostato del biscotto. Subito dopo questa mousse che è davvero spumosa e vellutata. Inizialmente si sente il mascarpone e alla fine si nota il gusto del cioccolato che viene ripulito dalla frutta, che dà una nota di freschezza e acidità davvero notevole. Insomma, è straordinaria, la mangerei tutta, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.